città. La sala dorata, dove fanno il concerto, è considerata tra le sale più, cioè, come acustiche migliori del mondo. Del mondo. Per qualsiasi orchestra è un sogno poter presentare qui nella sala dorata. Ecco, qui stiamo arrivando in una piazza che si chiama Piazza Schwarzenberg. 10 anni questa piazza, sì, così, no? Questa piazza aveva il nome Stalin. E vediamo adesso subito un monumento che nessuno si aspetta a vedere a Vienna, il monumento al soldato sovietico, il monumento al soldato sconosciuto dedicato ai loro soldati caduti durante la guerra mondiale. Guardate a destra, questo è il monumento del soldato sovietico. Vienna, e questo molti non sanno, era come Berlino. Vi ricordo che Hitler aveva fatto l'annessione dell'Austria alla Germania e quindi Austria era parte del territorio nazista nel periodo della guerra mondiale. Quando gli alleati entrarono nel 1945, parlavo infatti degli americani che bombardarono, anche inglesi, francesi, russi, no? Vienna era divisa, sono venuti qua per liberare dai tedeschi, però si sono installati 10 anni qua. Interrompo un attimino, a sinistra vedrete una chiesa che abbiamo il monumento dell'ex Papa Giovanni Paolo II, che è alla nostra sinistra. A sinistra adesso è la chiesa della comunità polacca. Qui ha fatto anche varie messe per essere la chiesa della comunità polacca. Invece a destra vedremo già il belvedere inferiore. Qui abitava Eugenio di Savoia, ecco qua. Questo è il Quel palazzo pezzo di belvedere merda del inferiore. Papa. Il nome belvedere in questo caso già è assurdo, però c'è anche una bella vista verso il giardino e il palazzo superiore, quindi è sì anche un belvedere. Però il vero belvedere, se guardate qui adesso a destra nel portone, avremo la vista che sia dal basso verso l'alto, che è anche molto bello, e in alto vedremo però il palazzo che ha avuto il nome belvedere, perché dall'alto si vede il centro storico. Ecco qua, no? Il palazzo in basso era il palazzo dove abitava. Il palazzo in alto era il palazzo per feste e banchetti, e quindi non ci abitava, era tutto un palazzo per festeggiare. A destra abbiamo il convento delle suore salesiane, il convento e la chiesa è stato costruito da un architetto italiano, Donato Felice Daglio. Sentirete molti nomi italiani qui in Austria, a Vienna, erano privilegiati, no? Praticamente un nome italiano già dava quasi lavoro qui a Vienna nel periodo del 6-700. Ecco qui, e a sinistra il tricolore è l'ambasciata italiana di Vienna. In questo caso un po' cinico, ecco qua l'ambasciata. Il palazzo si chiama Metternich, e quindi l'ambasciata italiana sta nel palazzo del signore che diceva Italia è soltanto un termine, ma non è un paese. Questa è l'ambasciata, di fianco la vediamo di qua, però vicino abbiamo anche il consolato italiano, anche in un piccolo palazzo molto carino. Invece Eugenio di Savoia c'entra poco con l'Italia. So che quando si sente il nome Savoia si pensa automaticamente ai re d'Italia. La famiglia Savoia era un principato che oggi è tra Svizzera e Francia, e quindi c'è stato un ramo che andò al Piemonte, parlando ancora che Italia non era un paese, ma erano diversi principati e ducati. C'era un ramo che andò a Parigi e c'era il territorio Savoia, e quindi erano i principi di Savoia. Lui era del ramo francese della famiglia, cioè del ramo francese e del ramo praticamente che andò a Parigi. Però era sì un italo-francese, la sua mamma era Olimpia Mancini, la nipotina del cardinale Mazzarino, che andò in Francia come cancelliere di Luigi XIII e poi del XIV, molto piccolo ancora, e certo che ne ha approfittato anche per la sua famiglia, e quindi Olimpia Mancini fu portata già piccola a Parigi e diventò la prima amante del Re del Sole, quindi era addirittura nella corte francese.
però in quel periodo lì nozze non era storia d'amore, e quindi in quel periodo lì non era sufficiente un nome Mancini per sposare il re francese. Lui fu sposato con una Maria Teresa del ramo spagnolo della famiglia Asburgo, e lei fu sposata con Maurice de Savoie, un principe Savoia.